infatti, allora, oggi in questo mini video andremo a scoprire questo zenzino sirenetto che ho provato a fare con un metodo diverso dal solito. E adesso vediamo un po', vi spiego un attimo cosa ho fatto. Ho fatto le parti della glassa spennellando con il colore metallizzato e con il rimasuglio del colore ho fatto anche un po' il corpo e poi ho messo la resina però senza colorarla. Questa qua veloce che è color tipo biscottino molto chiaro e adesso voglio un attimo capire come è venuto, poi facciamo i dettagli, lo finisco, cioè faccio i dettagli, lo finisco e poi ve lo faccio vedere finito, però adesso lo dobbiamo scoprire, vediamo un po' che cosa ho combinato. Questo è lo zenzone, vediamo, ta-da! Allora, devo dire che è venuto super super carino, mi piace, ecco qua. Porca puzzolina, non ho visto che c'è un po' di smalto, magari riesco a toglierlo con un po' di, come si dice, di acetone. Qua non è venuto. Ecco, i dettagli a parte qui sono venuti molto bene. Mi piace, è molto carino, molto particolare, ecco, ma io non ho mai fatto uno zenzio così, quindi è il primo, ho fatto un po' strano. Niente, adesso finisco i dettagli e poi lo vediamo finito. Ed ecco qui il risultato. Gli ho fatto i dettagli, la bocca, le sopracciglia di guancette e ho lucidato i dettagli, come vedete, e gli ho messo la pallina ovviamente rosa, dato che è tutto tipo rosa, lilla, viola, adesso è bellissimo questo colore. E niente, fatemi un po' sapere cosa ne pensate di questo zenzino un po' particolare. E aiuto se lo farò nebbia. E niente, dai, fatemi un po' sapere, a me piace davvero moltissimo. E niente, io vi ringrazio di aver guardato questo mini video, vi mando un sacco di bacini.